Benvenuti e bentornati a Ci vediamo lunedì, disponibile tutti i lunedì sul nostro programma, sul nostro canale iCard TV. Oggi, 28ª puntata, parleremo dell'esperto nella rendicontazione di progetti finanziati, uno speciale sull'edilizia straordinaria con bonus fiscali e superbonus, con competenze certificate estendibili a livello europeo. Abbiamo il piacere di avere con noi, come sempre, il dottor Ivan Giordano. Ciao Valeria, grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno Ivan, giurista di impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Come sempre, partirei in diretta leggendo il nostro quesito che ci ha posto oggi Ileana. Ileana ci scrive da Bologna e dice: sono una commercialista e amministro immobili, sia in edilizia privata che in edilizia pubblica. Per amministrare immobili in edilizia pubblica devo partecipare a vere e proprie gare d'appalto. Recentemente, alla luce delle necessità di intervenire con il superbonus su un edificio per il quale ho partecipato al bando per acquisire l'amministrazione, un elemento discriminante era disporre di competenze certificate per la rendicontazione di interventi edili finanziati con denaro pubblico. Un mio collega, grazie alla certificazione ottenuta in un percorso formativo all'estero, ne disponeva e ha vinto il bando. Ma di cosa si tratta? Grazie per l'attenzione che potete dedicare. Beh, direi che anche Ileana ci ha lanciato Una bella sfida. una bella sfida, esatto, una bella sfida. Come sempre, Ivan, io inizierei introducendo il tema per poi entrare nei dettagli e dare riscontro ad Ileana. Allora, Ileana ha lanciato una bella sfida perché l'articolo 1129 del Codice Civile, dopo la riforma, ha equiparato gli obblighi gestionali degli immobili in pancia alle pubbliche amministrazioni al pari dei condomini. E quindi si è aperto un mondo per l'investitore di condominio che, oltre a poter essere nominati privatamente dalle assemblee, possono essere anche nominati dalle pubbliche amministrazioni per gestire il patrimonio pubblico. Però la gestione del patrimonio pubblico richiede l'accesso a bandi secondo il testo unico delle appalti. Questi bandi prevedono normalmente, adesso non so quale sia stato il criterio adottato nel caso di rappresentato di Milano, inizialmente però abbiamo l'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè viene individuata una griglia di caratteristiche che il professionista deve avere, oltre all'aspetto economico, chiaramente, e poi viene messo accanto un peso percentuale all'importanza del disporre di quella caratteristica. Non so, numero di collaboratori, anni di esperienza, costo, però percentualmente il numero di collaboratori vale il 10%. L'esperienza vale il 30%. Nel caso di Leanna, hanno richiesto, dovendo riqualificare gli immobili per i quali ricercava un amministratore, quale requisito di accesso, non so se è condicio sine qua non, oppure aveva un'alta percentuale di peso E e quindi quindi favoreggiava, esatto, certo. ha favorito, no? Quello di disporre di certificazioni di competenze. La certificazione di competenze non è aver fatto un corso e disporre di un attestato. In quel caso, un professionista legge 4, quale l'amministratore, dimostra di aver fatto formazione, perché il professionista ha l'obbligo, rispetto ai propri clienti, di formarsi, no? La certificazione vuol dire che un ente terzo non ha attestato che lui ha fatto il corso, ma ha certificato che lui, a valle del corso, aveva le competenze. Questo ente deve avere a sua volta un'abilitazione, nel caso della gestione della formazione a livello italiano, della regione di riferimento, la quale opera su delega dell'Unione Europea. La formazione è legata alla regione, ovviamente, no? Ora, il collega di Leana, che ha vinto l'appalto, disponeva di questa certificazione. La certificazione per la quale ICAF sta investendo per ovtenere e speralmente potervi già presentare nel mese di settembre un percorso formativo che verrà, siamo in corso di perfezionamento dell'ultimo miglio di questo complesso percorso per ottenere questo riconoscimento. Potrà essere erogato da qui a Natale, cioè da settembre a Natale, diciamo, settembre-ottobre a Natale, e consentirà quindi ai nostri amici che dovranno partecipare, da un lato, di avere l'attestato di partecipazione, spendibile da un punto di vista commerciale, privatisticamente e anche in senso del legge 4. Dall'altro, superando l'esame finale, la certificazione delle competenze, che
che va a finire nel curriculum elettronico europeo. E infine tutto questo può avvenire in maniera totalmente finanziata dalla Regione Lombardia. Esatto, bene. Abbiamo introdotto il generale. Era questa l'introduzione che aspettavo. Assolutamente, perché infatti volevo appunto spiegare, e perlomeno volevo farti spiegare, in che tipo di formazione consiste il corso, ma soprattutto chi può accedere. Allora, come in generale avete avuto modo di vedere nelle prossime puntate, magari se vedete una puntata dove era intervenuta Federica Fulini, responsabile della formazione di CAF, aveva dato le linee generali, no? Sì, si parlava in generale delle QF. Del QF. Comunque, voi scrivete a formazione chiocciola, istituto di CAF.it. Prima di tutto perché questi percorsi formativi hanno un numero chiuso. Noi a 20 chiudiamo e il 21esimo non può accedere. Questa certificazione consente poi di essere iscritti nella sezione speciale degli esperti in rendicontazione con bonus fiscali del registro italiano provvisorio. E ha, per chi intende svolgere questa attività, sia per conto dei condomini oppure per gli amministratori, che conseguentemente si spiegano nei condomini, quindi avvocati, commercialisti, geometri, architetti, amministratori, eccetera, al mondo. Io lo dico anche in aria, tornando a Laura la volta scorsa, a Gabriele la volta prima, erano 27 giorni. Anche ragazzi, voglio dire, sono professioni nuove, sono competenze nuove, non rimanete incastrati nelle dinamiche della funzione. Sono opportunità. Sono opportunità, ma seguite. Quindi, dovete avere, per poterlo fare in maniera finanziata, una partita IVA con sede principale o secondaria in Regione Lombardia, oppure essere amministratore o socio di società che abbia sede principale o secondaria di Regione Lombardia, oppure essere dipendenti di una società che abbia sede principale o secondaria di Regione Lombardia o di un libero professionista. Questo è il mondo di chi può accedere gratuitamente a questo percorso. Dunque, ma io immagino che basti scrivere a te, appunto, no? E appunto, qualora avessimo il tempo necessario per fare una nuova edizione, magari non potrebbe. Non lo escludiamo, dobbiamo avere il tempo perché vanno erogate entro il 31-12, almeno qualche almeno le 21 devono partire. E poi dobbiamo avere l'approvazione del bando. Esatto. Quindi diciamo che se aveste un interesse vi conviene mettervi in questa attesa perché poi andiamo a chiudere le iscrizioni. Esatto. Bene, abbiamo introdotto appunto e dato un pochino più di informazioni su questo percorso formativo. Adesso, finita questa prima parte, ci sarà una pausa slide, come ben sapete, non andate avanti e ci vediamo per la seconda parte tra pochissimo. Bentornati a questa seconda parte della 28ª puntata di Ci vediamo lunedì. Stiamo parlando dell'esperto nella rendicontazione di progetti finanziati. E Ivan, prima appunto abbiamo dato, diciamo, un'introduzione al quesito che ci ha posto Eleana, ma abbiamo parlato di certificazione di competenze spendibili a livello europeo. Questo corso con il Recovery Fund Next Generation EU può accentrare qualcosa? Questa, Ilaria, è un'ottima domanda. Perché? Perché è vero che in questo momento c'è il tormentone del super bonus, il tormentone del bonus facciate, di quelli che saranno i nuovi bonus che arriveranno e quelli che spariranno e quelli che rimarranno. Tanto è dal 1998 che vediamo, come dire, questa tiritera va avanti dall'epoca, eh? E prima il 46%, poi il 36%, poi il 50%, poi è arrivato il super bonus che ha fatto un attimino battere il cuore a tutti quanti.
e sembrerebbe che gli altri bonus non ci siano più o sono meno praticati. Però diciamo c'è una forte attenzione a questi bonus, anche la stampa, anche le televisioni parlano per dire solo questo. Ma non dimentichiamoci che Next Generation EU o Recovery Fund è quella valanga di denaro che in quello che qualcuno più o meno impropriamente, più o meno probabilmente chiama il nuovo piano Marshall post-pandemico, andrà, ci sarà una valangata di soldi da spendere in tutti i settori dell'economia, quindi incentivi fiscali o contributi nei vari settori dell'economia. Tutti questi contributi e tutti questi incentivi richiedono di essere rendicontati. Quindi ci vuole qualcuno che li rendi conto con competenze, ma di chi sono quei soldi? Sono dell'Unione Europea. E quindi che cosa di meglio che una certificazione spendibile a livello europeo per avere un incarico professionale e gestire la rendicontazione? Certo, è chiaro che questo mondo ingloba gli amministratori che devono rendicontare il super bonus, tutte le figure, no? I revisori che devono controllare, però è un tema, benché il condominio porterà via una fetta importante, è un tema che va ben oltre. Anche il mondo dell'industria, il mondo dell'agricoltura, il mondo del commercio, le tecnologie, l'e-commerce, ma di tutto e di più sarà l'eco, il bio, questo non ne parliamo, no? Quindi la transizione green che è in corso. Tutto questo avrà denaro pubblico sotto forma di contributi o sotto forma di crediti d'imposta. Quando il privato utilizza il denaro pubblico è prevista la rendicontazione finale. Questa rendicontazione, quando il denaro pubblico arriva dall'Unione Europea, come Next Generation EU / Recovery Fund, richiede competenze che abbiano competenze spendibili dell'Unione Europea. Quindi assolutamente siamo focalizzati su un pezzo che è importantissimo. Certo, ma allora è una forma di specializzazione molto più ampia rispetto alla spendibilità nell'ambito del super bonus, o mi sbaglio? Sì, cioè diciamo che visto che i nostri amici da casa ci seguono per tanti motivi, tra questi motivi c'è il tema del super bonus. Il super bonus è una delle rendicontazioni di come si è speso attraverso la gestione del credito o lo sconto di fattura del denaro pubblico. Denaro pubblico che talvolta proviene dalle casse dello Stato e talvolta proviene dalle casse dell'Unione Europea. Disporre di questa certificazione ci consente di avere competenze formali certificate spendibili a livello europeo come soggetti atti a rendicontare progetti finanziati con denaro pubblico. È proprio un EQF specifico previsto dal quadro formativo europeo e nel caso nostro la via regionale, però c'è un mondo, cioè se possiamo anche aspettarci un bonus sugli impianti elettronici, sulla domotica, cioè adesso abbiamo un super bonus per ridurre l'efficienza di monitor, ma chissà che cosa arriverà dopo, ma anche sulle auto, e questo è un tema che riguarda anche il concessionario dell'auto, cioè è un mondo che richiede una competenza specifica. Abbiamo deciso per i nostri utenti di realizzare anche questo tipologia di formazione. Bene, perfetto. Bene, io direi che siamo arrivati anche alla fine di questa 28ª puntata del 26 di luglio. E che dire, mi raccomando, non andate avanti, dopo non annunceremo il titolo della prossima puntata, ma annunceremo cosa ci sarà in programma per settembre. E quindi, a tra poco. Certo che sta andando. Ah, ok. Cosa dico? Ciao, i grazie come ben bacana. Cioè, di solito è nella prossima puntata parleremo di... Allora. E di... Sì, puoi anche fare un po' più la sbagliata. Questa volta non anticiperemo il titolo della prossima puntata, ma ICAFTV non andrà in vacanza. Anche ad agosto saremo con voi e pubblicheremo le puntate speciali dell'EcoBonus dei Digaberti. E da settembre preannunciamo delle grandi novità, ovvero un palinsesto ricco di interviste, maratone, servizi speciali, quizzoni a tema e tante tante altre sorprese. Ci vediamo lunedì 6 settembre.